Buongiorno a tutti, oggi un altro vlog, oggi è 27 agosto, è giovedì, adesso stiamo andando a mare, sono le 12, stiamo andando a mare e vi porto con me. Ho comprato anche la custodia per mettere il telefono sott'acqua, quindi vi farò appunto il vlog, farò dei piccoli video anche sott'acqua. E poi stasera invece vi porto con me, andiamo a una serata karaoke in un altro paese con mia suocera eccetera, vi porto con me. Saluta. Ciao. Ah, vi voglio far conoscere un altro membro della famiglia, questo piccolo teppista, eccolo. Ro, saluta. È il fratellino di Gianni. E noi lo proprio come se è nostro figlio, dorme da noi, si sta anche una settimana proprio... è il nostro amore. E quindi insomma è da ieri, anzi da avanti di sera che sta con noi, poi stasera se ne ritorna con la madre appunto. Vabbè, ci vediamo al mare, ciao. Abbiamo la spiaggia tutta per noi. Bellissimo. È un po' sporca l'acqua, però è una cosa fantastica. Quando ci vai dentro ti rilassi da morire. Noi abbiamo messo le sedie, abbiamo preso postazione. Loro stanno impazzendo a fare ancora castelli di sabbia. Bellissimo, non c'è nessuno. È veramente bello. Veramente rilassante, c'è anche quel po' di venticello che rende tutto più rilassante. L'una e mezza, è orario di pranzare. Buon amo, insalata di riso. Allora, sono le 2:30, abbiamo chiuso baracca, siamo in macchina, adesso ci andiamo a prendere un caffettino al bar e dopo ci andiamo a fare una bella doccia,
e dovremo anche riposare un po', così siamo più freschi per stasera, soprattutto lui. Coco! Ciao! Metti dritto, metti più qua, metti più qua, giro da qua, giro da qua. Allora, noi stiamo a casa, ho già tolto tutte le cose di mezzo, ho messo tutto a posto le cose del mare, ho già lavato Rocco, adesso sono giù con Ketty che fa i suoi bisogni, nel frattempo Gianni si lava, poi io salgo e mi lavo anch'io. Rocco sta già nel letto, dopo penso che lo raggiungerà Gianni e dopo li raggiungo io. Mi sta venendo anche un mal di testa atroce, tra l'altro non so perché. Ai ai ai. Ecco Ketty, non so se si vede. Io la porto senza guinzaglio perché ci ascolta, quindi va tranquilla a fare i suoi bisogni e poi ci segue. È bellissimo mio amore. Ketty! Allora ragazzi, io mi sono fatta una bella doccetta. Nel frattempo si sono fatte le 4:30. Ho messo a lavare già gli asciugamani e tutta la roba del mare. Adesso me ne vado un po' nel letto. Faccio asciugare i capelli all'aria perché non mi va di accendere il phon, sinceramente. Io odio il phon. Spero di riuscire a dormire un po'. A dopo, ciao. Buongiorno, buongiorno. No vabbè, cioè da qua si vede che la mente si è fusata proprio. Buon pomeriggio. Sono le 6, io adesso mi sono alzata. Non sono riuscita a dormire perché il mal di testa mi ha fulminato. L'ho preso una tachipirina. Questi sono i miei capelli allo stato attuale. Ma li dovrei stirare, per la verità. Penso, che li devo stirare. Adesso vado a stendere la roba, che la lavatrice ha finito nel frattempo, la roba del mare. E poi penso che mi stiro i capelli. Ciao. Allora ragazzi, mi sono stirati i capelli, però penso che me li attacco meglio con la mia solita pinzetta, perché sono nella fase che mi fanno schifo, perché li devo tagliare. O meglio sfoltire, perché già sono gonfi, non so, se li metto così, se li metto tutto solo ciuffa avanti, poi mi fa cacare. E quindi penso che me li attacco almeno questi due ciuffi dei lati con una pinzettina. Adesso mi vesto e poi, siccome è presto, sono le 7:15, penso che per le 7:30 usciamo da casa. Devo andare a casa di mia suocera, che poi ce ne andiamo con la macchina con lei e il suo compagno. E ho preparato il beauty. Mi vesto qua e tutto a truccare, poi all'ultimo mi trucco a casa sua. A dopo, ciao! Allora ragazzi, questo è l'outfit di stasera. Sono le 7:30, adesso mi andrò a casa di mia suocera. Come vi ho detto, mi trucco là, infatti non sono assolutamente truccata. Allora, questa maglietta di Piazza Italia. Da dietro è così. Molto molto carina. Questi pantaloni a zampa di elefante. Il mio cane, spostati Ketty. Questo pantalone a zampa di elefante che ce l'ho da più di un anno, ma è la prima volta che me lo metto. A Gianni non piace, diciamo, a me mi fa impazzire, sinceramente. E queste scarpe molto comode, le ho prese da un negozio, a un centro commerciale.
Questa borsa, una semplice pochette, che c'è sia il bracciale sia la tracolla, però io la porto così. E basta, come orecchini ho messo questi qui, che hanno una rosa nera, queste perline colorate che richiamano un po' il pantalone, è simile al bracciale, con le perline colorate, scusate, WhatsApp. Poi ho messo questo anello sul dorato, vabbè, il mio solito anello, e Rebecca con la G. Tutto qui. A dopo, vi aggiorno con il trucco. Allora ragazzi, anche il trucco l'ho fatto. Non so se si vede qualcosa con questa luce di merda. Vedo io. Comunque, vabbè, non si vede niente. Ah, ecco, forse così. Ho messo il dorato qua, sfumato col beige e marroncino, il mio solito rossetto e la base che vi ho fatto il tutorial, Ora solite girati. cose. Mia suocera. E niente, ora scendiamo e andiamo via. Gli occhiali li ho Fammi tolti. salutare. Si vede Buio! Bye! niente. Buongiorno ragazzi, video in macchina. Allora, devo continuare il vlog di giovedì. Oggi è sabato, quindi 2 giorni dopo l'inizio del vlog. Ora vi dico perché lo sto continuando e soprattutto perché lo sto continuando un altro giorno. Nel frattempo, scusatemi se non vi guardo, ma guido perché vado un po' di fretta. Allora, giovedì, come ben sapete, se mi vedete con questo sole, appunto io al video ero rimasta che vi facevo vedere il mio trucco, facevo vedere mia suocera, eccetera. Dopodiché noi siamo andati a fare questa serata qui. Io ho registrato sia mentre cantava Gianni sia mentre cantavo io. Il problema è che non si vedeva assolutamente niente, e perché era molto buio, e soprattutto si sentiva malissimo, cioè si sentiva, le nostre voci si sentivano, però la musica era tutta disturbata, insomma un casino. E quindi il video è rimasto corto, è rimasto molto corto. In più non ho chiuso il video, non ho registrato più niente, perché quando abbiamo finito di cantare abbiamo cominciato a bere come dei pazzi, ma Gianni di più ovviamente, io mi sono fermata un po' prima di lui, e poi ci siamo ritirati a casa che erano le 6:30 del mattino. Volevo continuare ieri il video, però purtroppo sapete com'è il posto Sbornia. E siamo stati tutto il tempo a dormire, ci siamo direttamente svegliati stamattina. Quindi questo è il motivo per cui sto continuando oggi. Quindi perché il video era troppo corto, perché dovevo chiudere il video. Visto che oggi è sabato, quindi stasera usciamo ed è anche l'ultimo giorno che Gianni sta in ferie, vi riprendo stasera un po', spero si vedrà meglio, che dovremo andare in centro a Bari a mangiarci un panino col kebab o qualcosa del genere. Comunque adesso sono le 5 e sto andando a comprare al negozio casalingo per comprare dei detersivi che mi sono finiti per la lavatrice, detersivo morbidente e altre cacchiate varie. Niente, sono appena uscita dalla doccia, ho i capelli bagnati, ho solo messo la mousse Sunsilk e li ho attaccati, li ho lasciati bagnati, ho messo un po' di olio d'argan, poi quando vado a casa, insomma, prima di uscire, mi metto giusto la spuma e li lascio mossi per stasera. Niente, io è questo quello che vi volevo dire, quindi ci vediamo più tardi. Ciao! Allora ragazzi, niente, io ho fatto un po' di giri, sono andata a comprare detersivi, sono andata a fare la ricarica, sono andata al supermercato, insomma adesso sto andando, che vuoi? Vuoi che esco? Un attimo, che qua mi rompono, vado nel posto. Ah, signora, lo sai che rompi? Non si può neanche registrare in pace. Allora, stavo dicendo, ho comprato, stavo dicendo, adesso sto tornando a casa, ho comprato le spugne di mare
come ho detto in un altro video sotto suggerimento di Mr. Gerberina, e stasera provo ad applicare con quella la BB Cream, poi ovviamente proverò anche ad applicare il fondotinta. Vediamo un po' come sono. Se ti togli con questa bicicletta è meglio. Poi ho comprato anche un rossetto dell'Astra, è rosa ed è quello brillantini, tra l'altro ce l'ho, l'ho appena messo per provarlo, appena sono entrata in macchina l'ho messo. Aspettate che mi dovrebbero dare la precedenza, ecco questo è infatti mongoloide, e me ha dato la precedenza. E allora dicevo, non so se si vede, e questo qui è un rosa satinato, è molto carino. Così ancora non ce l'avevo, e poi rosa, anche se in realtà lo sto cercando rosa shocking, adesso non l'ho ancora trovato. E niente, ho preso questo qua, l'ho pagato 2,50. Vediamo se riesco a trovarlo. Ecco. Senti, che idea ci, se dobbiamo fare la processione? Cioè, io non lo so. Ok, è rosso, quindi ve lo posso far vedere, sempre se non scatto subito a verde. Questo qui. Dell'Astra, numero 205. Ah, Maria! Numero 205. Devo dire che mi piace. Mi piace anche il sapore, di dire la verità, Vabbè. Comunque, se il mio outfit lo richiede, ancora non so cosa mi devo mettere stasera, però nel caso il mio outfit richieda questo colore di rossetto, penso che metterò questo, perché sinceramente non ho rossetti dell'Astra e voglio vedere la durata. Niente, adesso come vi ho detto vado a casa e penso che Gianni si dovrebbe lavare, sempre se non si è già lavato, nel frattempo io ero fuori. E niente, dopodiché mi vesto, abbiamo appuntamento a Bari con una coppia di amici alle 8:30, dobbiamo essere lì, quindi per le 8:15, 8:10, dai, facciamo 8:10, dovremmo uscire da casa, quindi vi aggiorno più tardi, ciao ciao! Allora ragazzi, si sono fatte le 8:10, quindi ora noi andiamo. Allora, come ho detto, ho messo la spuma ai capelli, quindi sono leggermente mossi e li ho attaccati con una pinzettina, ovviamente, perché qua se no facciamo la chioma. Allora, accessori, questa collana, pandan con questi orecchini e questo bracciale. Poi ancora questo anello. Allora, per quanto riguarda l'outfit, sono questi leggings di Piazza Italia a cui ho fatto i risvoltini, le mie solite scarpe che stramo e che sono comodissime, questa maglietta un po' lunga, ce l'ho da tantissimi anni, così mi piace molto, ma me la regalarono più o meno sugli stessi toni, insomma, la fantasia riprende il colore del pantalone. Poi per quanto riguarda il trucco, ho fatto la mia solita base, questa volta, no, del mio cane che apre e chiude la porta, questa volta ho messo un po' più di blush perché mi piaceva di più. Poi ho messo, per quanto riguarda l'occhio, non so se si vede bene, ho messo prima gli ombretti in crema, la base, e poi per dare profondità quello più scuro, poi li ho ripassati con quelli in polvere qui sul dorato e qui bronzo per fare uno smokey eye e dare più profondità all'occhio. Mascara, matita nera nella rima interna che come sapete non può più mai mancare, illuminante. E per quanto riguarda il rossetto ho messo questo qua a prugne, adesso non si vede benissimo. Ho messo questo prugna, sarebbe Naomi Campbell di Mesauda, numero 201 se non mi sbaglio. Anche questo bellissimo. Ah, e poi la borsa invece. Questa qui, marrone e dorata. E niente, io vado,
Ciao! Allora ragazzi, noi siamo a Bari, qua sul lungomare. Quasi mi guardano male, miei amici, vedi? Salutate! Saluta! È un vlog! Angelo e Angelica, delle amici. Vabbè, Gian, lo conoscete? Ah, conoscete. È un vlog, io sto raccontando la giornata. Siccome ero rimasta giovedì a metà con la giornata, che è meglio che non ho continuato oggi l'altra metà del vlog. Questo è il vlog. Vuoi dire? Ah, Gian, ti guarda. Sì. Angelo deve capire ancora il meccanismo. Allora ti subito in caccia, com'è? Oh, ma parla italiano. Cioè, tutto il mondo ti deve vedere. Cioè, io non lo so, questi ragazzi di oggi, ragazzi. Vabbè. Comunque, niente, stiamo dicendo due chiacchiere, tra un po'. Perché sto saurita? tra un po' andiamo a mangiare un bel kebab. Allora, non so se vedete qualcosa, metto sotto la luce. Sono le 11:20 e niente, i nostri amici se ne sono andati. Invece noi adesso andiamo a raggiungere mia suocera a un locale qui vicino dove fanno karaoke, balli e una pizzeria. Noi abbiamo già mangiato il kebab, non ho ripreso perché siccome abbiamo mangiato... Eravamo troppo appagati. A parte che eravamo appagati perché era buonissimo, poi stavamo mangiando per strada, quindi per paura che sgocciolava tutto, insomma, non ho potuto prendere... Per evitare un vlog schifoso. E insomma, quindi ora raggiungiamo mia suocera, ci stiamo un po' là, così cantiamo qualcosa, balliamo, poi ce ne andiamo a casa e vi aggiorno. Ciao! Non si vede niente. Allora ragazzi, come al solito in macchina non si vede niente. Comunque sono 57, stiamo sono le, manca qualche minuto alle 2 e stiamo tornando a casa, quindi vi diamo qui la buonanotte. Ciao. Non si vede proprio niente. Nada. Comunque, buonanotte, finalmente la fine di questo vlog, non so quanto è durato. E a presto. Ciao!